Quanto fa ridere quel corpicino messo così, guardate com'è attenta a ciò che succede. Ragazzi, Ivi mi faceva un po' pena perché si vedeva proprio che voleva uscire, a parte che ora mi butta in terra. E allora ho preso, anche se sono le 7 passate, ho preso la macchina e l'ho portata a fare un giretto, dimenticandomi però che è domenica, quindi non potevo, cioè, quindi l'essere venute qua dove c'è l'area cani è una cosa stupidissima, perché di sabato e di domenica sbagliatissimo venire nell'area cani perché c'è sempre un sacco di gente e infatti è piena. Però vabbè, ormai facciamo un giro qua. A saperlo, si faceva un giro intorno a casa anziché qua. Guardate com'è agitato. Può essere così agitato un cane? Mi ha pure quasi buttata in terra perché mentre stavo cercando di scavalcare uno dei guinzagli ha tirato e stavo veramente per fare un volo terribile. Questo è come Ivy capisce il resta. Le ho tolto il guinzaglio e ho detto Ivy resta e questa è lei. Mi sembra che abbia capito. È un resta questo. Ivy. Ivy. Guardate che bello comunque la luce che c'è. Bravi, correte in là che così facciamo un qualcosa di poetico. In là, in là. Eccolo. Ora igienizzo le zampine ai piccoli con questo qua che aveva preso mamma. Allora, adesso pulisco le zampine a Ivy perché guardate, cioè tutte e due in realtà, però guardate lei come si è lerciata le zampette. Poi pretende pure di salire sul letto, vero? Tu? Vieni qua. Vieni qui. Guardate che schifo. Tutti i messaggi praticamente sono indirizzati ai BTS. I cuoricini che vedete viola sono per loro perché il viola è il loro colore rappresentativo. Guardate, assurdo. Oddio, finalmente si vedono, si vedono, si vedono, sì, guarda che carini. Ah, non è la stessa intervista di prima, guarda che Cookie è bella avanti. Mi sembrano agitatissime comunque. Ragazzi, io sono ancora sveglia che sto aspettando appunto la cerimonia dei Grammys. Nel frattempo, Ivy, voi non so se lo sapete, ma lei è terrorizzata da Alvi che gioca a Elden Ring. È scappata al piano di sotto e prima abbiamo sentito casino, credo che si sia incastrata nel corridoio, vediamo. Già che vedo la porta chiusa. Piccola, piccola, ti sono venuta a salvare. Ma che casina eri a fare? Ti sei messa a grattare la porta, fai vedere cosa hai fatto. Ma niente, più o meno. Sì, ah no, questo non so cosa sia, ragazze. Signorina. Cos'era questo? Aiuto! È impazzita, ragazzi! È contenta che l'ho salvata. Dai, andiamo! Spero che non abbia fatto questo. Mi sembra un po' fresco, forse sì. Ivi, il papà ti uccide. Ti sbrana! Ti sbrana! Andiamo, dai! Ma perché sto Coming up qua? next. Cade la connessione. Non ci credo, non ci credo, non ci. Bannato. La prossima esibizione era quella dei BTS. Raga, ho appena fatto una cosa bellissima, adoro tantissimo. Stiamo battendo Malenia, anzi l'abbiamo appena finita di uccidere, ma praticamente ho fatto la prima fase con una tecnica super alla Blink, diciamo. Ho fatto praticamente un repost alla fine e praticamente è andata in fase mentre facevo il repost e ha buggato la seconda fase completa. Gli ho tolto tutta la vita con un colpo e è andato il mio Mimi che gli ha fatto piu! È morta. Bellissimo. Oggi facciamo una cosa che dovevo fare da tanto tempo, ovvero spostare il braccio motorizzato da questo cavalletto a questo. Il problema è che questo ha una testa a sfera, infatti adesso per toglierla devo sganciare da qua sotto e dovrebbe venire via tutta la testa. Adesso mi sa che se lo faccio così lo faccio cadere, però voglio fare questa cosa appunto. Eh? Non lo so. Perché non mi dai una mano, stai facendo altro, quindi. Sto sistemando. Allora, ok, quindi tolta questa parte, adesso la testa a sfera viene via. Questa testa fluida è decente, ma niente di che. La Praticamente testa avevo preso. fluida?
Sì, si chiama testa fluida. Le gambe del cavalletto sono ottime del treppiede, ma la testa in realtà niente di che. Mentre di questo era un cavalletto manfrotto, le gambe ce le ho da tipo 10 anni ormai, anche di più. Me le aveva regalate mia mamma quando facevo ancora videomaker, perché mi si era rotto il mio vecchio cavalletto e queste qua sono ancora una bomba e hanno l'attacco piatto. Infatti avevo questa testa, che è una bomba anche questa, la 502 della Manfrotto, e mi sono sempre trovato da Dio. Il problema è che ho dovuto toglierla perché questa, senza la testa, non posso metterla qui. Quindi, siccome mi trovo meglio con questo cavalletto qui, che è un po' più leggero e comodo da alzare e abbassare, eccetera, con quella testa, ho deciso di prendere un adattatore Manfrotto per rendere la testa a sfera di questo cavalletto qui piatta, in modo da poterci mettere poi questo, quindi il braccio motorizzato, e qui rimettere l'altra testa. Eccolo qua. Praticamente questo io adesso lo svito, lo metto su quel cavalletto lì e poi posso spostare la testa, cioè il braccio motorizzato. Molto lungo. Alve. Piccola, sì, sta bene il pavimento. Ti sei preoccupata per il pavimento? Okay. No, no, non lo ha segnato. Mettiamo la testa a sfera e adesso riavvitiamo. È lunghissima la vita, non me l'aspettavo. E comunque le nostre mattonelle Karin hanno passato il crash test. Decisamente. Ok. Sono anche contento di aver preso questo, che sembra super solido. Ce n'erano anche delle versioni un po' più economiche, ma visto che ci sto montando sopra tipo 10.000 euro, no, ma 6-7.000 euro di attrezzatura. Svariati euro. Ok, questo è a posto. Che carina. Quanto sei bellina. Guarda. Eccola qui. Adesso abbiamo la testa e possiamo mettere quella. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ho deciso di mettere la testa motorizzata su questo perché questo cavalletto ha la base con le gambe unite, diciamo, e poi sta arrivando anche tipo il dolly da mettere sotto, quindi sarà anche super comodo da spostare. Questo rimarrà fisso così e adesso rimettiamo la testa su questo. Per chi ha chiesto in questi giorni della poltrona, è ancora lì, è quasi pronto, sto aspettando che portino il resto della poltrona, cioè la struttura, eccetera. Adesso possiamo rimetterci questa testa qua. Poi qua dietro in realtà abbiamo anche dei prodotti del gatto che dovevo ancora aprire da testare, ma vediamo più tardi o nei prossimi giorni. In giro? No. Ok, dai, dovrei avere qualcosa. Ce l'ho fatta, incredibile ma vero, ho finito di registrare, editare, caricare, cioè editare in realtà. Adesso sto esportando il video dei mouse economici che esce adesso. Sono contento di questo video, quindi vuol dire che andrà malissimo. Cioè il video è molto bello, secondo me è molto bello. È sulla falsa riga di un video vecchio che avevo fatto con delle componenti, cioè mouse, tastiere, eccetera, economici che venivano venduti su Amazon, ma è fatto decisamente meglio a mio parere. Allora, adesso finisco di caricare quello. E però, mentre carica, viene pubblicato, eccetera, mi sa che vado a far fare un giretto ai Viekuma. Così mi faccio fare una passeggiatina, poi torniamo e mangio. Volevo anche farvi vedere, condividere con voi questa cosa. Ho rubato l'idea a Surri. L'ho vista nel video e ho detto, ma vediamo se funziona davvero. E effettivamente funziona. Diciamo che con la cover questa qua perde un po' di magnetismo, però stando appoggiato qui in realtà non crea grossi problemi. Quindi lo so, prima o poi cadrà l'iPad, non importa. Però è figo, lo teniamo lì, possiamo usarlo per Deliveroo, per qualsiasi altra cosa. E se lo tolgo dalla cover invece rimane proprio appeso tipo sopra, perché ha tutti i magneti dentro. Boh, vediamo. Sto cane si è agitato ogni volta. Però i guinzagli, ragazzi, sono stati un buon investimento, perché sono veramente una bomba. No. Qual è il tuo problema? Dimmi. Ora volo in terra per colpa di questa canetta, dai! Non è vero, non sta facendo niente lei. Smettete. Io sto camminando normale. No, io ora mi pianto e non vi faccio più camminare. Dai, vieni, su. No.
Ciao, ai, no, piano, 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 cosa c'è? Vieni qua, perché sennò non vedono come reagisce la pupa quando sali dal dungeon. Aiuto. Ehi, ciao piccola, aia, aia, piano, piano. Papi, mi sei mancato, piano. Da quante ore che sei giù? Piccola, grazie. Non potevo raggiungerti, dovevo scendere le scale, lascia. Che fatica. Lascia, guarda, com'è. Guarda. Lascia. Guarda, grazie. Che faccetti. Niente. Che bellini che sono. Madonna, ragazzi, quando tengono la... Che carino. Vorrebbe delle coccole anche Kuma. Guarda, ancora lì che attende. Piccolo. Ragazzi, non considera Kuma. Non lo considera. Lo snob. Perché ora c'è la piccola, quindi non gli interessa più il vecchio cane. Vero? Guarda che è lì con il dono per te. Che bellino. Grazie. Oddio, quanto è sporco. Ragazzi, so che ieri ho detto che forse in serata avrei pubblicato e oggi ho detto, cioè meglio scritto, che sarebbe uscito il video più tardi, ma sono state delle giornate strane. Praticamente dal momento in cui ci sono stati i Grammy, perché abbiamo fatto tardi. Colpa di chi? Mia, colpa mia, vero. Non siamo più riusciti a dormire, perché quando ci sono stati i Grammy siamo andati a dormire io verso le 7 e Alvi verso quasi le 6. E... Io non mi sono addormentato. No? No. E il problema è che anche stanotte eravamo stanchissimi da ieri, abbiamo fatto di tutto per arrivare alla sera e poi arrivati tipo a l'una di notte eravamo sveglissimi e io credo di non essermi riuscita ad addormentare fino alle 4-5. Quindi anche oggi siamo stati stanchissimi e mezzo in stato comatoso. Abbiamo cercato di fare quello che dovevamo fare sui nostri canali principali, diciamo. Per Daily avevamo registrato non tantissimo, ma più che altro eravamo degli zombie, quindi non è che era chissà quanto interessante ciò che ci succedeva. Quindi alla fine è finita che... Oggi esce il video di praticamente due giorni, non so nemmeno più quanti giorni sono. Un po' di clip, probabilmente saranno pochi lo stesso, però arrivano. Sì, è anche abbastanza lungo. Alvi ha preparato i tramezzini e mi fa, lo vuoi intero o lo vuoi a triangolo? E io faccio a triangolo, o lo vuoi a cubetti? E io gli ho risposto, a cubetti per, ciao piccolina, per fare la rompiscatole. Oh, me li ha fatti davvero. Guardate qua che belli.